Salve a tutti e ben ritornati. Oggi andremo a vedere due auto degli anni 90 molto interessanti. Sono auto pazze, famose, bellissime e travolgenti. La prima che osserveremo è la Jaguar XJ220. Quest'auto ha una forma incredibile, aerodinamica, è bellissima e ti prende fin da subito, la vedi e te ne innamori appena la compri praticamente, è bellissima. Ma partiamo con un po' di curiosità. Il 220 che si trova nel nome indica la velocità massima della macchina espressa in miglia orarie, quindi 220 miglia orarie sono 354 km orari. Il problema è che l'auto non raggiunse mai questa velocità massima. Il massimo che la Jaguar riuscì a fare fu 217 miglia orarie. Di 3 miglia orarie non è riuscita ad ottenere il suo obiettivo. 217 miglia orarie, per chi se lo stesse chiedendo, sono 349 km all'ora. Inoltre, la XJ220 fu l'auto più veloce del mondo per un anno solo. Poi arrivò la McLaren F1 che stracciò il record. L'auto fu prodotta in 350 esemplari. La curiosità più interessante sono questi due specchietti. Uno si trova sul parafango e l'altro sullo sportello. Questo perché dal posto di guida questo si riesce facilmente a vedere, ma se questo fosse stato sul parafango sarebbe coperto dal montante e quindi è stato spostato qui. Per la versione con lo sterzo a sinistra, questo specchietto è sul parafango e questo sullo sportello. Gli interni sono molto semplici, con questa grande plancia che si vede anche da qui, occupa praticamente tutto e poi lascia due bocchette d'aria e quindi niente airbag sul lato del passeggero. Questa grande plancia continua anche sullo sportello. Da qui possiamo vedere che completa tutto. Il cambio è manuale a 5 marce. Il suo motore è un V6 da 500 cavalli di potenza. 500 cavalli! È tantissimo! Qui non abbiamo un vero e proprio bagagliaio nella parte anteriore del veicolo, infatti nell'autovera qui c'è un segnale che dice non mettere niente in questo vano, altrimenti il motore potrebbe correre rischi gravi. Quindi per non avere danni quello non è neanche un bagagliaio. In realtà il vero bagagliaio si trova qui, che in questo modellino non si può aprire, ed è davvero piccolo, non ci entra praticamente niente. A differenza delle Jaguar moderne non c'è il marchietto sopra il cofano, ma questo piccolino sul radiatore dell'auto. E questa era la Jaguar XJ220, per quanto pazza e assurda sia, mi piace tantissimo. Confesso un po' che il desiderio di guidare un'auto del genere viene a tutti. Certo, ha davvero delle cose strane, ovviamente nel modellino non si possono vedere tutto ciò che c'è negli interni dell'auto, però se vorreste vederlo sapete che nelle info di questo video trovate un video dettagliato sulla XJ220, come sto facendo ultimamente. Dopo aver osservato questa travolgente auto, questa fantastica speciale Jaguar XJ220, passiamo a qualcosa di contemporaneo a lei, infatti anche degli anni 90 questa che stiamo per vedere. Stiamo parlando della Lamborghini Diablo. La Diablo è un'auto che mi ha sempre affascinato. La sua linea è bellissima perché sembra, può ricordare una freccia, perché vedete è corta qui e poi si allarga verso il posteriore. I suoi fanali sono pop-up, però nella versione del 2001 non lo erano più e i fanali venivano acquistati dalla Nissan. Per coprire il fatto che ci fosse il nome Nissan sopra il fanale veniva messo un po' di fibra di carbonio. Per chi lo volesse sapere, Diablo in spagnolo vuol dire diavolo. Qui possiamo trovare il suo V12 da 485 cavalli, che sono comunque 15 cavalli in meno alla Jaguar XJ220, il che porta la Lamborghini Diablo a una velocità massima di 200 miglia orarie, che sono poco più di 320 km orari. Questo è il bagagliaio della Diablo, che contiene la ruota di scorta, ma in realtà si possono anche conservare oggetti, valigie, cose varie. Venivano date in dotazione anche delle valigie con scritto sopra Lamborghini. Anche se l'auto è molto larga, e lo spazio per i pedali è davvero davvero ristretto, infatti con un piede si rischia di toccare frizione e freno contemporaneamente. Per il resto la plancia è molto semplice, il cambio è manuale a 5 marce e
Ovviamente è una supercar degli anni 90, quindi il suo fascino ce l'ha. Pur non avendo chissà quali tecnologie moderne, è una supercar davvero, davvero interessante. Per descriverla a Diablo non ho chissà quali altre parole, quindi proporrei di fermarci qui. Vi lascio un attimo contemplare le due supercar degli anni 90 per poi dirvi passo e chiudo. Per la versione che sono comunque 15 cavalli in meno alla X al, per descrivere la Diablo non ho chissà li, chiss per descrivere la Diablo non ho chissà quali altre parole altre. Passo e chiudo.